spesso è anche per il fatto che non viene da loro i mercati, la principale. E le nostre casse non sono così solide da poter pagare i viaggi in business class, come penso, immagino, il professor Galattini magari, viaggi, tutto a spese nostre. Esattamente come a spese sue, viene da Savona, quindi anche lui da proprio non da vicinissimo, il dottor Aureliano Perata, che è un medico chirurgo specializzato in chirurgia, si è occupato di microchirurgia, e direi che anche per questioni di tempo taglio un po' il curriculum, queste cose qua, per presentarlo immediatamente e chiamarlo a parlarci di quella che è stata molto controversa, ma è anche un po' più difficile da capire, perché in effetti uno dice, insomma, tutto sommato la chirurgia sull'animale, dall'animale all'uomo, cioè i tessuti. Beh, credo che il dottor Perata abbia delle argomentazioni un po' diverse da proporre. Grazie Oscar. Ringrazio Osa, ringrazio il presidente della nostra associazione Osa, ringrazio chi ha patrocinato questo incontro e chi mi ha dato la possibilità di venire qui oggi a parlarvi. Sono Oriano Perata, sono un medico, faccio il chirurgo, sono specializzato in chirurgia generale, in chirurgia della mano e microchirurgia, e sono un chirurgo ospedaliero. Test su animali e pratica chirurgica. Mi sento investito di un compito importante, perché la chirurgia è coinvolta nella sperimentazione su animali sotto diversi aspetti e sotto molteplici punti. Io inizio sempre questa relazione con questa opera d'arte, non solo per mostrarvi una bella opera d'arte, direi veramente del 1632, conservata al Museo di Bellaia, al Museo Mario Schwiss di L'Aia, ma perché come medico io faccio un'osservazione. In questa bellissima opera di Rembrandt si vede una lezione di anatomia, questo è il titolo dell'opera, c'è il professor Tulp che mostra ad allievi stupefatti il corpo umano, è una lezione di anatomia vera, quindi non è un'esercitazione chirurgica, e gli allievi apprendono l'anatomia dal corpo di un essere umano. Era il 1632, si studiava sul corpo umano. Nel nostro paese questa possibilità oggi non ci è data, non possiamo fare esercitazioni chirurgiche sul corpo umano, studiare l'anatomia sul corpo umano. Siamo costretti a seguire un percorso formativo che esula da quello che è lo studio dell'organismo umano, che poi è la materia del nostro studio per tutta la vita. Tornerò su questo punto. In che cosa è coinvolta la sperimentazione animale nella chirurgia? Sotto vari aspetti. Nella formazione dei giovani chirurghi, ci si esercita su animale vivo o su animale morto, di solito su animali, un tempo molto più spesso si usavano cani, l'animale viene soppresso alla fine dell'atto chirurgico, oppure viene conservato in vita per valutarne il decorso post-operatorio. Viene utilizzato l'animale per l'esercitazione chirurgica nella pratica di interventi chirurgici particolarmente complessi o innovativi. Oppure viene utilizzato l'animale per prelevarne parti per la fabbricazione di presidi da poi impiantare nell'essere umano. In questo mi riferisco a quello di carne bovino, che è quello che mi viene in mente, cioè il maggior uso per la fabbricazione di protesi valvolari cardiache. Questo è il più largo uso che se ne fa. Non ultimo, per tutti i farmaci che usiamo durante l'atto chirurgico e per tutti i presidi che utilizziamo durante l'intervento chirurgico, dai farmaci che mettiamo in cavità peritoneale alle suturatrici meccaniche, queste vengono prima collaudate sull'animale. In particolare le suturatrici vengono utilizzate su animali e poi l'animale a distanza seriale di tempo viene sacrificato per verificare la bontà dell'anastomosi, per esempio intestinale, che è stata fatta utilizzando una suturatrice. Analizziamo il tempo ristretto, per parlare molto di più, ma analizziamo
analizziamo i punti per punti, parto dal primo punto, la formazione dei giovani chirurghi. Al giovane chirurgo è legato la pratica sull'essere umano. Per fare corsi di chirurgia microlaparoscopica o conseguire master ci si esercita una volta o qualche volta su maiale vivo o su maiale morto, per fare un intervento chirurgico seguito da un tutor. L'anatomia chirurgica, l'anatomia in generale dell'animale è completamente diversa, le differenze tra animale e uomo sono abissali, è diversa la consistenza tessutale, è diversa l'anatomia, le strutture vascolari, anatomiche, nervose, tendine, hanno percorsi diversi. Per fare un intervento sul maiale io devo esercitare e usare le mani in maniera completamente diversa da quello che sarebbe la mia manualità, il mio schema mentale di utilizzo della mia mano e dello strumento chirurgico che ho in mano per eseguire lo stesso intervento sull'essere umano. Quindi la chirurgia sull'animale, la formazione chirurgica sull'animale non solo è inutile ma è anche dannosa, perché se io ho un giovane chirurgo che non ha la manualità di un chirurgo di 30 anni di esercitarsi su un animale, lui acquisirà schemi mentali formativi che sono completamente diversi da quelli che dovrà affrontare una volta che dovrà vivere in sano operatorio. La scuola chirurgica italiana, concedetelo, è una scuola di alta tradizione. Ho l'onore di appartenere alla scuola genovese. Non siamo secondi a nessuno, non lo siamo stati. Oggi sì. Perché assieme alla Grecia siamo gli unici paesi in Europa che non possono esercitare i nostri chirurghi sull'essere umano. In Francia, in Germania, in Inghilterra si fa esercitazione chirurgica sull'essere umano e in Italia non è possibile. Come bisogna farla? L'esercitazione chirurgica si fa sul cadavere umano. Tanti mi potrebbero osservare, sì, ma se io esercito un intervento, fatto un intervento su un animale vivo, è diverso. Se sbagli me ne rendo conto, se c'è un'alterazione della tua tecnica posso correggerla, ma l'animale vivo c'è comunque un cuore che batte. Ecco, sappiate che il cadavere umano può essere integrato a un sistema di circolazione extracorporea. E quindi si possono immettere entro 6 ore dalla morte, e praticamente si possono avere condizioni del cadavere pari a vivo, si possono introdurre in circolo liquidi che danno un campo operatorio esattamente sovrapponibile a quello che si incontra quotidianamente in sala operatoria. Io faccio la dissezione, faccio un intervento chirurgico e mi trovo in condizioni anatomiche e funzionali sovrapponibili a quelle che trovo nella chirurgia quotidiana in sala operatoria. Immaginate un giovane chirurgo che fa 6 anni di percorso formativo in chirurgia generale, questa è la durata del corso, e che esce dalla specializzazione dopo aver fatto 10-20 gastrectomie. Non le facciamo. Noi arriviamo alla specializzazione senza avere questa pratica chirurgica, dobbiamo iniziare dopo, mentre invece gli altri chirurghi degli altri paesi hanno la possibilità di esercitarsi sul cadavere e avere una maggiore preparazione rispetto a noi, pur essendo noi una scuola una tradizione di chirurgia che non tiene i confronti nei secoli scorsi con quella degli altri paesi. In Italia c'è una realtà, per correttezza la cito, quella del professor Luciano Mastronardi, che è un neurochirurgo di Roma, il quale tiene ogni anno il direttore di un corso di neurochirurgia su cadavere umano che vengono acquistati all'estero. Lo cito per correttezza, il professor Mastronardi è un chirurgo a livello internazionale, lui dice che assieme all'Associazione Nazionale Neurochirurghi hanno fatto una lettera aperta al Ministero della Sanità recentemente in cui dicono che la formazione del chirurgo sul cadavere umano è fondamentale. Non siamo ascoltati, non siamo ascoltati dalla Società Italiana di Chirurgia, nei congressi di giovani chirurghi non se ne parla, si vive in una sorta di sonno in cui tutti accettano la condizione in cui ci troviamo, ma nessuno si alza e dice no, la formazione del chirurgo va fatta in un'altra maniera. Chi anagraficamente appartiene alla mia epoca ha visto un percorso evolutivo della chirurgia che da quella che è la chirurgia tradizionale, io mi interesso di chirurgia addominale,
la facciamo anche chirurgia toracica, che ha visto passare da quella che era la chirurgia laparotomica tradizionale a quella che invece è la chirurgia video laparoscopica e per non ultima la chirurgia che sta prendendo campo, che è la chirurgia robotica. Chi ha, come se necessariamente anziano, per la mia età, ha fatto percorso a metà chirurgia tradizionale e oggi si occupa di chirurgia, video laparoscopica. E quindi conosco entrambe le realtà. Il giovane chirurgo direi che conosce più la chirurgia, la realtà video laparoscopica, che quella tradizionale, perché non ha la possibilità di farla come l'ho fatta io alla mia epoca in sala operatoria, intendo. E la chirurgia robotica rappresenta senz'altro il futuro di quello che è già il presente, ma prima o poi faremo tutto, chirurgia robotica o chirurgia laparoscopica, già una realtà. Io non inizio l'intervento chirurgico in urgenza se non prima facendo un approccio video laparoscopico su un altro scopo diagnostico. Ci sono i simulatori, esistono dei simulatori di chirurgia video laparoscopica e robotica che sono perfetti nella loro simulazione alla realtà operativa in vivo in sala operatoria. Ci si può esercitare quanto tempo si vuole, nei tempi che si vogliono, con spese zero, e avere dei chirurghi perfettamente preparati e idonei. Questa è una realtà che va affrontata, che va realizzata. Se persisteremo a negare ai nostri giovani chirurghi la possibilità di formarsi su cadavere umano, noi negheremo alla nuova generazione di chirurghi di arrivare ad essere competitivi nei confronti del resto del mondo e soprattutto ad essere operativi come si deve nei nostri confronti, perché prima o poi siamo noi i pazienti, siamo noi che finiremo in questo. Nel mio percorso formativo mi sono rifiutato di praticare esercitazioni chirurgiche su animale e quindi ebbi la fortuna di incontrare un primario che la pensava allo stesso modo e seguì un percorso formativo molto più lento perché appresi gli interventi a steps, a varie fasi. Quindi non mi potevo ricordare la mia pratica chirurgica per intero su un numero elevato di interventi. Se avessi avuto modo di fare della chirurgia, delle esercitazioni chirurgiche sul cadavere umano con un sistema di circolazione extracorporea come fanno adesso in Francia, per esempio, avrei senz'altro raggiunto in menor tempo una abilità manuale, una capacità operativa. Quello che ho adesso l'avrei ottenuto prima e l'avrei ottenuto meglio, ecco, questo sicuramente, non c'è altro. Per quanto riguarda la robotica, ecco, volevo farvi vedere se c'è qualche altra diapositiva. Ecco, vedete, quella che è l'ipocrisia che osservo nel nostro campo è che questo quadro viene utilizzato dal sistema del Ministero della Sanità per l'educazione formativa continua in medicina. Noi medici siamo obbligati a fare dei corsi di formazione. Sul nostro diploma c'è questa icona. E c'è, manca la parte più importante, la parte dell'uomo, perché il nostro oggetto di studio poi è l'uomo. Ci siamo solo noi, ma non c'è l'oggetto della nostra, la materia del nostro studio. E manca sempre. Questa è una sorta di pudore legato, lo dico io, ma lo fermo anche, lo cito di nuovo, le chiedo Venia, il professor Mastronardi che dice purtroppo ci sono degli impedimenti di tipo culturale, di tipo religioso, che ci impediscono di utilizzare l'essere umano in questa pratica. Questo è un simulatore di chirurgia robotica, il Da Vinci, per esattezza. Il campo operatorio è sovrapponibile alla realtà, non c'è nessuna differenza. Queste sono simulazioni chirurgiche. Gli strumenti sono super raffinati, l'acquisizione di una manualità chirurgica è importante, ecco perché vi dicevo prima, si usa un dissettore chirurgico su un tessuto che ha una consistenza diversa da quella che è umana, da quella che devo affrontare nella quotidianità. Io grado della mia manualità che acquisisco è diverso, forse non per me dopo tanti anni, ma per un giovane chirurgo acquisisce delle posizioni manuali completamente anomale.
Da Vinci, la sala operatoria di chirurgia robotica, un altro manipolo di utilizzo, alcune pinze per dire la chirurgia, è una chirurgia raffinata, è una sala operatoria raffinata, c'è stato un progresso. Magari non nego che la sperimentazione animale abbia avuto la sua importanza nell'Ottocento, ma oggi sinceramente con questo strumentario io non ne sento più il bisogno. Questa è simulazione chirurgica, sempre simulazione chirurgica su anastomosi vascolari, su anastomosi, ecco, questa è una sala operatoria di chirurgia robotica. La manualità, non vi sto a annoiare su quelle che sono le caratteristiche tecniche di una chirurgia di questo così a tanto avanzata, però i tempi operatori riducono la degenza e sono, la qualità di vita è migliore per il paziente. La leva che utilizziamo è quella del Da Vinci, è sempre la stessa, fatta a lui. Questa è un'esercitazione. Immaginate un chirurgo che si esercita in chirurgia robotica con tutto vicino. I nostri piloti dell'aeronautica militare si esercitano su, per guidare il tornado si esercitano su dei simulatori. Non rischiano la vita sul tornado la prima volta che ci salgono sopra, sarebbe follia. Ecco, sempre simulatori, immagini, modelli matematici per quella che è la nostra branca, la chirurgia è diventata un modello matematico, ha sempre più importanza, sempre più scientifica. Mentre, ecco, questo è un corso di chirurgia, un corso di chirurgia robotica, che si fa, ma l'esercitazione sul cadavere si può fare anche per altre pratiche, per una pericardiocentesi, per l'incanalamento di un'arteria. Adesso qui ci sono dei sistemi, sono stati creati dei sistemi di corpi che sono sintetici, ma sono assolutamente uguali all'essere umano. I costi sono ridotti all'utilizzo del renale e l'esercitazione che possiamo fare è assolutamente sovrapponibile all'acquisizione della tecnica, dell'esperienza, della manualità, molto migliore perché l'esercizio è ripetibile. Percezione, stimolazione tattile, teleoperazione, addestramento, assistenza, ecco, queste sono le parole d'ordine della formazione di un chirurgo moderno, aggiungo. Il giovane assistito dal tutore. La scienza da mano all'uomo, una stretta di mano che va conciliata, ricordate il quadro di Rembrandt, il nostro oggetto è l'uomo. Grazie Oscar, non mi serve per i 5 minuti. L'oggetto del nostro studio è l'uomo, compriamo i libri a primo anno di università dove c'è scritto sulla copertina anatomia umana normale, compriamo un testo che c'è scritto fisiologia umana, non sono in grado di fare il veterinario, ammazzerei il mio cane alla prima cura, ne ho avuto più volte la prova, quindi i farmaci che uso nei dosaggi e nel tipo sono per la maggior parte completamente diversi, l'animale reagisce diverse alla mia tecnica chirurgica, complicanze completamente diverse, ha reazioni completamente diverse, l'oggetto della mia materia è l'essere umano, voglio che i miei colleghi del futuro si esercitino sull'umano, pretendo che la chirurgia e la ricerca come medico sia destinata alla specie umana e mi arrabbio, vi confesso, quando spesso mi nervosisco, quando spesso sento usare termini come che sono ricorsi oggi questa mattina tra i colleghi che mi hanno preceduto come termine simile, alternativo e sostitutivo, perché affezionato alla scienza come al modello matematico di studio, se c'è qualche matematico in aula mi farà piacere, il concetto di similitudine in matematica è completamente diverso da quello che stiamo usando questa mattina. Simili sono due carte geografiche di diversa scala, simili in matematica sono due modelli di diverse dimensioni, simili sono due fotografie di diverso formato. Questa è la definizione matematica di similitudine fatta da un medico. Non è un topo simile all'essere umano. Ecco, questo, se la matematica, io considero la matematica la madre delle
scienze. Se vogliamo fare scienze, parliamo di scienze, allora parliamo di termini. La similitudine è questa. E se poi vogliamo parlare di alternative e di sostitutive, io voglio una ricerca dedicata all'uomo e considero la chirurgia animale, e la chirurgia, la ricerca su animali, sostitutiva alla ricerca umana, alternativa alla ricerca umana, non la ricerca sull'uomo alternativa a quella animale, perché io studio l'essere umano, voglio curare gli esseri umani, voglio dare le risposte ai miei pazienti che non ho grazie alla sperimentazione animale, perché la sclerosi multipla non viene dagli animali, il Parkinson non viene dagli animali, gli animali non sono uguali a noi e quindi io non posso esercitarmi su un animale per un intervento innovativo, un nuovo intervento, non posso provarlo su un animale, lo devo provare su un cadavere. A Padova recentemente, poi chiudo, è stato fatto un intervento innovativo di chirurgia mandibolare, un successo, hanno fatto lo studio al computer sul simulatore. Questo è il futuro. Vi ringrazio per l'attenzione.